dei piani di intervento che siano, possano realizzare delle strategie di sviluppo adeguate, personalizzate ai territori che si mostrano un po' più fragili da questo punto di vista. Ho pensato che sia necessario intervenire non per sostituirsi agli attori locali, che rimangono determinanti, che quindi rimanete fondamentali nella vostra azione, ma sicuramente il governo centrale può dare un contributo per fare sistema. Fare sistema significa promuovere il dialogo, sollecitare l'elaborazione da parte vostra, che conoscete il territorio, le esigenze locali, di proposte, di progetti, stimolarvi a elaborare progetti plausibili, sostenibili, e poi cercare di far dialogare la parte pubblica e privata, parte pubblica centrale, locale, gli enti locali e tutti gli stakeholders che a vario titolo possono dare un contributo. Si tratta quindi di un progetto di valorizzazione delle risorse locali, e questo è un territorio bellissimo, come è stato detto anche, io non sono cresciuto molto distante, a pochi chilometri da qui. Conosco la Valle del Fortore, ci unisce, conosco anche bene questo territorio, sono stato varie volte. Immaginate che quando ero studente universitario facevo sempre questo percorso con la macchina e quindi conosco, posso dire, tutte le curve, anche le infrastrutture viarie, le conosco a menadito e le ricordo bene. Facendo sistema conseguiamo un grande vantaggio di moltiplicare l'efficacia dell'intervento. Ecco allora che nasce questo progetto di promuovere un contratto istituzionale di sviluppo. Come sapete, io l'ho annunciato pubblicamente, la prima iniziativa l'ho riservata, ma qui ho avuto una debolezza personale che spero mi verrà perdonata, l'ho riservata per la Capitanata. Però ho subito annunciato, guardate che non farò alcun favoritismo, e mi riprometto di promuovere i medesimi concetti anche per il Molise, più tardi sarò in Basilicata e poi ancora in Sardegna, e via discorrendo questi progetti si estenderanno a tutti i territori che necessitano di una maggiore attenzione, secondo me, da parte del governo. Vorrei chiarire che questo intervento, un intervento che va ad aggiungersi a quelli che sono piani già in cantiere, per esempio per il vostro territorio sarà interessato dal piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio e il riammodernamento delle infrastrutture. L'abbiamo pressoché messo a punto, lo presenteremo in questo mese, nel corrente mese di febbraio, e ci consentirà questo piano di intervenire con mezzi, diciamo così, più celeri, straordinari, vorrei dire, della protezione civile, e con i mezzi ordinari poi che si ricollegano a fondi presso il Ministero dell'Ambiente, il Ministero per il Sud e la Coesione Sociale. Ecco, quel piano vi riguarderà ovviamente. Mi riguarderà perché il Molise è tra le 7 regioni con il 100% dei comuni a rischio idrogeologico, 136 comuni su 136. È un piano che prevede 9 miliardi di investimenti. Per quello lì non ve lo toglie nessuno, sarete coinvolti, per quanto di vostra competenza, di vostra necessità, in quel piano. Ancora ci sono altri interventi. Il 31 gennaio è stato sottoscritto dal Ministero per le Infrastrutture, il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero della Salute e dell'Agricoltura, l'accordo di programma quadro per l'area interna matese, che avvia la fase attuativa della strategia nazionale per le aree interne del territorio molisano.
sono risorse non cospicue, sono 7 milioni, ma quello è un altro piano che va da sé e quindi farà la sua strada. Ancora ci sono varie iniziative già per quanto riguarda la viabilità delle infrastrutture. Nel luglio 2018 è stata sottoscritta una convenzione per la Regione e la Rete Ferroviaria Italiana per circa 80 milioni.